Media, buon pomeriggio con Giusy e Massimo, ieri sposi, li mettiamo alla prova, sono una coppia fantastica, il 4 è il segno della loro unione, del loro destino, sì. La loro Chloe compie 4 mesi oggi, auguri, complimenti, no? No, il 4 aprile. Comunque. 4 aprile, quindi fra 2 giorni, beh, che sia di ottimo auspicio. Allora, però dobbiamo vedere fino a che punto vi conoscete veramente. Comincio con Giusy. Sì. Quale tua caratteristica ha fatto innamorare di te? Massimo me l'ha detta, io lo so. Io lo so perché me l'ha detta. Sicuramente il mio modo di essere diretta è molto schietta. Sì? Sì. Per esempio, una volta quando viene... Quando ci siamo conosciuti io l'ho invitato a ballare, subito, senza sapere che magari a lui potesse far piacere oppure no, però ha accettato subito. Ha accettato, fantastico. Sì. Corrisponde in pieno. Qual è la caratteristica tua che ha fatto innamorare di te, Giusy? Me l'ha detto? A me ha fatto innamorare il fatto che comunque è una persona molto... No, ti sto chiedendo, Giusy ha detto a me... Mi sono innamorata di Massimo per questo. Vediamo se lo sai. Ragazzi, qua non scherziamo, Me l'ha detto. L'ha detto prima. Cioè, lei ama comunque il fatto che lei ama fare, cioè che gli faccio delle sorprese e lei ama questo. Quindi, cioè, io così all'improvviso organizzo, faccio. L'ultima che ti ha fatto qual è? Che vedi? L'ultima sorpresa che mi ha fatto è stata quella di... Siamo andati a Vieste. Siamo andati insomma a Vieste un giorno senza avvisarmi. Bellissimo. Per fortuna mi sono portata dietro il costume da bagno perché non sapevo dove mi stessi portando. Facciamo un giretto. Dobbiamo fare le sorprese. Bello, bello, Vieste è bellissimo. Complimenti. Allora, a proposito di sorprese, vediamo un po' giù, Massimo, la sorpresa... No, aspetta, facciamo così, la sorpresa che tu hai fatto a lui. Un giorno ho portato, mentre eravamo fidanzati, era all'inizio, ho portato mio nipote, insomma l'ho raggiunto per farglielo conoscere, l'ho raggiunto dopo, siccome lui nuotava, sì. L'ho raggiunto al bar dove insomma si tratteneva dopo il nuoto, in quel momento io ho presentato mio nipote a Massimo. Quindi è stata quella la sorpresa insomma che gli ho fatto, sì, è stato tutto improvvisato. Sono rimasto un po' così, perché? Era ancora all'inizio e quindi era il segno di una grandissima... Sì, avevo appena finito di fare nuoto in piscina e quindi poi... Era segno di grande confidenza, sì, di grande fiducia. Avevo apprezzato questa situazione. Eravate già una famiglia sostanzialmente. Esatto. Chiudiamo, cosa fa ridere Massimo dopo una brutta giornata? L'ultima domanda. Allora, sicuramente il sorriso di sua figlia. E anche il fatto di dover sdrammatizzare sugli accaduti, insomma, perché noi lavoriamo insieme, quindi sdrammatizziamo molto. E come fai a ridere Giusy dopo una brutta giornata, sperando che non ce ne siano, pochissime? No, beh, sinceramente cerco di sdrammatizzare qualsiasi cosa e comunque la porto fuori. La porti fuori? Shopping o passeggio all'aria aperta sul mare, sulla litoranea. Quelle sono medicine perfette. Sei una coppia meravigliosa, complimenti. Grazie. Anche per questo. Maestro Palatresi, sì, vogliamo dedicare una bella canzone? Ma certo, oggi è facile perché hanno già detto all'inizio che sono degli amanti di Jovanotti e io ho scelto una bellissima canzone di Jovanotti dal titolo Bella, con un testo molto molto bello, e ve la dedichiamo con tanto affetto. Grazie. Grazie, grazie. E gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un fino, mentre t'allontani stai con me forever. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che ti ha fatto bella amore. La gioia primitiva di saperti viva,
vita piena, giorni e ore, batti cuore, pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre t'allontani stai con me forever. Grande Stefano Pratresi, delizioso, tutto è cominciato con Giovanotti ed eccoci qua ancora con Giovanotti, complimenti ragazzi, grazie di essere stati con noi, in bocca al lupo per tutto quanto, altri mille quattro di ottima fortuna. E intanto vedo là Andrea Fratellini e zio se vuoi fare il cantante però ci dobbiamo esercitare, te l'ho detto tante volte. Ma come si sa, io volevo cantare quella canzone, quale? Taggami, tagga tutta la mia tele, tagga? Con il cuore, con la tele. Zio, ma no, taggami, ma che c'entra tagga? A parte che era pensami, e non è taggami. E poi non prendere l'iniziativa. Ma perché? Adesso, ascolta, facciamo, lui è un maestro di musica. Dai grandi classici del passato, per esempio, che ne so, una canzone di Gianni Morandi, che quale sai, quale possiamo... C'è la mia età, in effetti, te la ricordi? Facciamo quella, come si chiama, quella... Come ce ne sono tante. Una dei primi successi, magari, che ne so, Fatti mandare. Ah, sì, quella, sì, sì. Dai, cantiamo quella. Vai. A chi la dedichiamo, zio? A Mary, non vedo Mary. Allora, Mary. La dedichiamo a Mary. Ecco, mi sa che è dall'altra parte. Eccola là. Vai. Dai, ok. È tanto che aspetto qui fuori allo studio. Ah, questo studio, sì. Inventa una scusa, Mary. Da dire a Michele, ma no, fatti andare da Cucuzza a prendere il latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due, ti ho visto uscire dalla scuola, dallo studio, insieme a questo maestro, ma con la io? Mano, nella mano, la sediava con te. Io dico a questo coso, zio, che sono geloso. Ehi, se ti rivedo, a chi? Il pianoforte te lo rompo sul zio. Che c'è? Fatti andare da Cucuzza a prendere il latte. Vieni, 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 vieni amore, voglio stare con te. Io amo te. Neri, aspetto, ma eccola qua, yeah! Zio, sono solo amici, davvero, ok. Ma grazie, ma che bella dedica. Dai, innamorato. Bravo zio Tore, bravo zio Tore, però non farti illusioni, lo sai che non hai speranza. Non è detto. Allora, accomodati là, non è detto. Non è detto. Allora, avete visto che bel ambientino che c'è qua? Dove andremo a finire? C'è la principessa Fabrizia Dentice di Frasso, Umberto Salamone, modello, conduttore, un nostro carissimo amico. È tornata Barbara Lovieni! Buon pomeriggio! Eccola. Abbiamo pure Roma con il collaboratore della stampa, Salvo Cagnazzo. Eccolo ciao, qua. Salvo. Ciao Salvo. Buon pomeriggio anche da me. Ecco, ciao Sandokan. Salvo Can. Che bei ragazzi oggi in salotto, Michele. Puoi la metterti, ma perché di solito no? No, vabbè, sono sempre belle donne, ogni tanto anche per me qualcuno. Bene. Vuole la sua parte anche per noi, Michele. Giustissimo. A proposito di gesti eclatanti, allora, grandi polemiche perché in Nigeria, ci sono i ricconi anche in Nigeria, ci sono, in Nigeria c'è della gente che si è messa a ordinare la pizza a Londra e la fa venire in aereo. Sì, avete capito bene, qua come leggete, il Pizzagate viene ordinata al cellulare a Londra e consegnata in aereo. Ma com'è possibile? Ma non bada sì, questa Salvo, ma com'è possibile? Dove andremo a finire? Quando ho letto questa notizia io non sapevo se ridere o piangere, perché mi sono messo davanti a queste persone, ovviamente questa ostentazione di ricchezza, che va bene, uno può anche spendere tanti soldi, perché ovviamente una pizza in Nigeria quanto potrà costare in euro, l'equivalente, 7 euro, spenderà 100 volte tanto per una pizza che tra l'altro arriva dopo 6 ore... Che schifo di pizza arriva. Quelle condizioni. Tutta fredda. Cioè, oddio, non è che invece le pizze della Nigeria siano particolarmente buone, si trova un po' di tutto, le peperoni, mais, il riso sulla pizza, tutto, quindi insomma magari...
Da un certo punto di vista fanno anche bene. Fanno anche bene. Però deve essere buonissima sta pizza, principessa. Io avrei preferito ordinarla in Italia a questo punto, se proprio dobbiamo. Non vedo il motivo per cui 4.000 miglia, ragazzi. 4.000 miglia sono cioè, 5.000 chilometri. La pizza italiana. Ma da quando è che la pizza è buona a Londra? Cioè, ma non soltanto italiana, la pizza è un piatto fatto da pochissimi elementi, ma fatti devono essere fatti, lavorati in un modo ben giusto, e non può essere mangiata una pizza fredda, cioè non si può. Ma non si può. Ma meglio chiamare, meglio, è allora, sconvolgente questa cosa. Diciamogli di chiamare, telefonare Napoli, gli diamo un po' di numeri di pizzerie, di amici. Ma io già mi lamento quando arriva in ritardo. Da Michele. Ah, Michele, quando la ordino io... Sarà ghiacciata. Esatto, io già mi lamento quando arriva la pizza a domicilio con... Tre ore di ritardo, cioè, ti immagini quante ore ci mette Lagos, Londra? Saranno quattro ore. Chissà che mancia gli hanno dato. Mamma mia. Ma beh, non è una bala, perché il ministro dell'agricoltura della Nigeria, che poi si chiama Abu Ogben, qualcosa del genere, spero di averlo detto bene, ha detto che questo problema sta creando difficoltà all'economia locale, immagino. Perché è talmente di massa, talmente diffuso, che lì che il pomodoro, l'accennava prima Salvo, sta cominciando a calare l'interesse e l'attenzione, e quindi anche le vendite, eccetera, eccetera. E questo che cos'è? Il frutto folle della globalizzazione? Come si può considerare? Ma Michele, sinceramente, l'ignoranza, prima di tutto, l'ignoranza. Ma scusami Michele, parliamo di pizza. La pizza, lasciamo stare che è italiana, va mangiata calda. Tu non puoi pretendere di prendere una pizza a 4 ore di distanza di volo e mangiartela a casa. Quindi io invito tutti quanti che non sanno fare la pizza di guardare anche un tutorial che ti spiega come fa. Quindi invitiamo, invitiamo a loro a guardare un bel tutorial. Ma piuttosto sul la pizza. Gelata, vai al supermercato, la metti nel forno, la faccia di Tore. Tore, a te piace la pizza, no? A me sì, ma in effetti all'estero non c'è la cultura della pizza calda. Quelli se la mangiano surgelata e la riscalda. Fa schifo! Sai che dobbiamo fare la prossima volta in cucina? Cosa facciamo? Invitiamo un po' di chef nigeriani, gli spieghiamo come si fa la pizza. Come si fa? Ma scusa. L'impasto, tutto quanto. Sì, può essere un'idea. Per farla calda, senza bisogno di chiamare Londra, di far venire gli aerei. Come si saggio? Va bene, passiamo alla seconda notizia. Avete visto che cosa ha fatto un fan di Salvini l'altro giorno a Verona? Sì. Ha urlato in faccia a una poliziotta. Ecco, sono le immagini. Prima urlava viva Salvini qua, questa è Piazza Bra, bellissima lì a Verona, cioè, vedete, fa gesti, cose, sembra un po' agitato, un po' esagitato. E poi a un certo punto però viene giustamente avvicinato da un agente di polizia, adesso forse vedrete anche l'immagine, che lo redarguisce in maniera però assolutamente corretta, assolutamente precisa, secondo le norme. Ecco, vedete, questa con la coda di cavallo è la poliziotta che... Vedete lui come risponde in maniera decisa. Gli ha fatto vedere il fondo schiena. Ecco. E gli ha mostrato il fondo schiena. Un vero gentleman. Poi questo tipo che adesso tratta così le forze di polizia, vedete, lei gli dà una spinta e così via, poi lo allontanano. Ecco, però poi in serata, come usano fare questi qui un po' così, poi fa un altro video di scuse, che però è arrivato dopo che ha fatto... Scusa un cazzo! Zio! Non si dice! Ha ragione lo zio! Non si trattano così le donne. In effetti gli ha fatto vedere la sua vera faccia. La faccia quella dietro. Umberto, ma dove andremo a finire così? Io non lo so. Ma forse ho sbagliato. Sai cosa è successo? Che io l'altro ieri ho incontrato... nel parco Di Maio, che si sbaciucchiava con la sua fidanzata, fotografie che usciranno. Che usciranno presto. Quale parco? A Villa Borghese, ho anticipato la pubblicazione delle fotografie. Che si sbaciucchiava con questa fidanzata. Quindi, prossimamente vedrà. Quindi, probabilmente ho sbagliato pure io, mi dovevo far vedere il fondo schiena a Di Maio. Umberto, ma no, che un comportamento veramente tutt'altro che principesco. No, assolutamente, ma senza arrivare al comportamento principesco, insomma, non si fa. Basta, non c'è bisogno del... C'è un baratro da qui al comportamento principale. Ha sbagliato, anche se lui ha detto che è stato provocato, comunque ho letto appunto, ma ha sbagliato in pieno,
perché appunto un comportamento così cosa provocatorio. Cosa avrebbe fatto lei, principessa, se si fosse posto, trovata in questa situazione, al posto della poliziotta? Della poliziotta. La manganellata. Sì. Beh, no, più di tanto no, no, non si può no. Fare, mi sarei comportata esattamente come ha fatto lei. Certo, non l'avrei spinto, perché insomma tutto ha un limite, bisogna stare molto attenti. Vabbè. Però voglio sentire Salvo Cagnasso, lo facciamo però subito dopo la pubblicità. Poi abbiamo ancora altre notizie, Tore, Zio Tore, un sacco di roba. Un minuto, torniamo. Va bene? Ci vediamo fra un minuto, state con noi.